Amici del Club Salernitana, benvenuti in questo nuovo video. Insieme a me sono ritornato. Beh, oggi non è un bel giorno perché il Club Salernitana ha perso 4-1. No, perché abbiamo perso, abbiamo giocato male. La delusione, ancora delusione dei tifosi. Salernitana che continua a perdere. Con 11.000 tifosi e ora siamo molto in crisi, non perché questa sì è una big tutto, però comunque ha giocato con avversari, nel senso ha giocato con un portiere che comunque era da serie B, serie C, quindi comunque dovevamo cercare di fare di più, non abbiamo costruito tante azioni. Comunque mi dispiace che non ho potuto portare delle interviste perché non ho potuto, ci sono stati un sacco di problemi. Ora Salernitana è in crisi, avrà quattro big consecutive, fra una questa se n'è andata già, avremmo... stavamo dicendo che quindi comunque dobbiamo fare di più, non abbiamo costruito azione e non abbiamo fatto del bene così come dovevamo fare. Sicuramente crisi. Sì, no, crisi guarda, sicuramente tu, no, ti preoccupa, sicuramente che non doveva proprio avvenire in questo momento del nostro periodo della giornata più sfortunato contro Big, come per esempio la prossima sarà contro il Napoli, poi sempre fuori casa, poi in casa contro la Roma e per concludere fuori casa contro la Juve. Quindi questi saranno dei periodi difficilissimi per la Salernitana. Salernitana che poi si aspettava di più dalle due ali, sicuramente Cavallo non poteva fare tanto perché veniva marcato, poi sappiamo che nulla contro mano, lei è piccolino e quindi non riusciva a fare spallate bene con i difensori, anche se ci ha provato. Mentre invece abbiamo Juric, una grandissima delusione per la Salernitana. Però ovviamente, scusate, Juric non ha colpe, nel senso che Juric non ha ricevuto palle dai centrocampisti, poi tutte le cose, ci sono stati vari problemi e stiamo molto, fra virgolette, scusate per la parola, incazzato, perché alla fine non mi piace quando si perde, perché soprattutto quando si perde come abbiamo fatto noi. Secondo me quello che ha salvato, cioè che secondo me è il migliore in campo, di Giovan Battista, che dopo il suo grandissimo ritorno riesce a volare e a parare, ho fatto pure la rima, però purtroppo comunque di Giovan Battista non è solo colpa sua se abbiamo preso 4 gol, ma è stata colpa della difesa assentissima. Poi nel primo tempo stavamo circostanti, tutti chiusi in difesa e non riuscivamo a ripartire in attacco e comunque c'è stata poca gente in attacco che non è riuscita a, come a me, non è riuscita a segnare come a me, come a Roberto, a Bassi, che comunque quando è entrato ha giocato bene. Poi da giudizio personale, poi non so gli altri, come sento dire sempre a volte quasi da tutti, che quando si subisce gol solo uno che non capisce niente di calcio direbbe che la colpa è del portiere se si perde, ma non è quello, perché mica gioca un portiere contro 11 persone. Poi per me, non so per altri, le partite, il ruolo fondamentale nelle partite, il centrocampo deve essere molto... Sì, il centrocampo che deve essere forte, perché se tu hai un centrocampo scarso che non riesce a pigliare un pallone, non riesce a fare le cose che dovrebbe fare un centrocampo, non hai dei brutti centrocampisti, nel senso che noi abbiamo due centrocampisti di buona, abbiamo un centrocampista come Falaguerra che gioca da 3 anni nella Salernitana, 3 o 4 anni non mi ricordo, della Salernitana, e comunque abbiamo anche Galdi che viene dal Bari, che è forte, riesce sempre a vincere contrasti e può fare la differenza in Serie A. Comunque
dicendo tutto fra De Vrij e vicinanza, io voglio dire che sono due centrocampisti che secondo me devono essere affiancati da due giocatori come come Falaguerra e Vicina e scusate Galdi. E Galdi, che sono due giocatori che hanno anche più esperienza. Galdi ha più esperienza di essere giocatore, di fare spallate, invece Falaguerra ha più esperienza nella Salernitana, conosce bene la piazza e riesce sempre a fare del bene, visto che oggi ha anche segnato. Però questo non vuol dire che Falaguerra, fra virgolette, non sia un gran giocatore. No, ma per me Falaguerra può essere anche il centro. Per me, dopo Galdi, per me Falaguerra è pure il centrocampista più forte della Salernitana e pure della Serie B, secondo me. Perché, poco da dire, per me Falaguerra non è assolutamente scarso, anzi è un grandissimo giocatore che per me ha tantissime doti. Attaccanti che non stanno brillando, nel senso io non sto brillando, Roberto non sta brillando, Bassi non sta brillando perché neanche messo poco titolare. Quindi ora bisogna cercare di trovare un piccolo rimedio per gli attaccanti. Poi Roberto, senza nulla contro di lui, non si è dimostrato molto, non si è inserito molto bene nel club. Sicuramente, anche perché Roberto sappiamo che è un giocatore piccolo, anche se ha fatto 22 gol in Serie C, che comunque sono tanti, e puoi giocare anche in Serie B, in una squadra come ha fatto Niang, che si è trasferito anche lui 22 gol, anche se l'ha vinta Roberto la cosa di capocannoniere. E per me comunque Niang si è inserito in una squadra come il Pisa, che comunque lotta per andare in Serie A e ha lottato l'anno scorso. Facciamo una cosa veloce dei difensori. Parecchi tifosi si sono lamentati che i difensori giustamente non hanno giocato bene, che hanno sbagliato tante cose. Patrullo di Rivera ha sbagliato, Santanella ha sbagliato, hanno sbagliato tutti, avete pure ragione. Però questi difensori devono migliorare, perché Santanello è bello robusto e può fare spallate sicuramente con i difensori. Con gli attaccanti, scusate. Padula de Oliveira è molto elastico ed è molto bravo a sfondare molto, sì, sicuramente a spazzare. Poi abbiamo Cavici, che anche lui è elastico molto, riesce a muoversi anche se non riesce bene a fare spallate con i difensori. Tra l'Italia, che comunque ha parecchi difensori, fra parentesi. E beh ragazzi, questo video è tutto. Noi ci vediamo per un nuovo video. Bella! Volevi dire qualcosa? No, speriamo che la prossima andrà bene contro il Napoli. Speriamo. Anche se non so mai fare questo. Bella! L'ho saputo fare!